Vi presento questa sera, cari amici, il libro Uno degli ultimi su Madre Teresa di Calcutta. Nella pagina iniziale è scritto il titolo Gli scritti più intimi della Santa di Calcutta. Madre Teresa, sì, la mia luce è il titolo ed è curato dall'autore che è un sacerdote di Madre Teresa di Calcutta di origine canadese, padre Brian Kolodziejczyk, che è nato in Canada, ha incontrato Madre Teresa nel 1977, una conoscenza destinata a durare fino alla morte di lei. È entrato a far parte dei missionari della carità al momento della loro fondazione nel 1984, è postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta e direttore del centro Madre Teresa. Questo per quanto riguarda l'autore. Come sappiamo, Madre Teresa, leggo solo il profilo qui in calce alla copertina, nata a Scopri nel 1910, Madre Teresa entrò nell'ordine delle superiori di Loreto a Dublino e nel 1928 venne inviata in India, dove ebbe inizio il suo noviziato. Fu insegnante alla St. Mary's High School di Calcutta nel 1931, dal 31 al 1948, quando lasciò l'ordine per fondare le missionarie della carità. Le suore, i fratelli, i sacerdoti della sua congregazione hanno continuato in tutto il mondo la sua missione al servizio dei poveri. Numerosi i riconoscimenti a lei tributati, tra cui il Nobel per la pace nel 1979. Alla sua morte nel 1997 è stato rapidamente avviato il processo di canonizzazione. La beatificazione è giunta nel 2003. Quello che è un po' il contenuto, leggo sempre in calcio la copertina nel risvolto iniziale. Il 5 settembre 1997 moriva Madre Teresa di Calcutta, protagonista straordinaria della storia della Chiesa del Novecento, una donna di cui si è ammirato inesauribilmente un impegno verso i più poveri e tra i poveri, da cui forse, ma di cui sono forse meno note la complessa vita interiore e soprattutto la sofferenza segreta, quelle tenebre dell'anima che lei stessa definisce in questo libro come le compagne di viaggio. Dietro la grande forza con cui si metteva completamente al servizio degli altri, sempre pronta in ogni circostanza a regalare un sorriso, una speranza, si nascondevano infatti un'angoscia mai trapelata in pubblico, un'apparente assenza di Dio dalla sua vita e al tempo stesso un doloroso desiderio di Lui, che la religiosa rivelò solo ad alcuni padri spirituali in lettere scritti, fino ad ora gelosamente custoditi per sua stessa volontà. E proprio sulla traccia dei preziosi documenti privati di Madre Teresa, questo libro ripercorre la vita della Santa di Calcutta. Da quando lasciò la Svanatia Scopri all'arrivo in India, regalandoci racconti vividi e commoventi della vita del convento di Loreto, dei voti, delle visioni, del trasferimento ad Asansol, fino alla fondazione della città della pace per la cura dei lebbrosi. È una straordinaria testimonianza dei tormenti di un percorso interiore che invece di inclinare la fede della missionaria
l'hanno rafforzata, avvicinandola sempre più alle sofferenze dell'uomo e spingendola a portare avanti giorno dopo giorno il suo operato nel nome dell'amore per Dio. Grazie per aver ascoltato questa introduzione a Madre Teresa di Calcutta, un libro da leggere soprattutto in questa Quaresima. Auguri e tanti saluti.